Ben trovati dalla biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi per una nuova lettura. Questa lettura è tratta da Dino Buzzati, perché con la Fondazione Luigi Einaudi celebriamo l'anniversario dalla morte. Il titolo del volume è In quel preciso momento. Questa è una edizione di Mondadori del 2021 in ristampa, introdotta da Lorenzo Viganò. La prima edizione assoluta in Italia fu per Neri Pozza nel 1950. Leggiamo un brano che è titolato Aprile 1945. Giudicherete voi come quel 1945 potrebbe non esserci ed esserci solo aprile, per come vorremmo che in fondo fosse l'aprile che ci aspetta, l'aprile che sta volgendo al termine. Aprile 1945, da Dino Buzzati, In quel preciso momento. Ecco, la guerra è finita, si è fatto silenzio sull'Europa e sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi. Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle, come siamo felici. A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia. Nessuno era più capace di andare avanti a parlare. Che da stasera la gente ricominci a essere buona. Spari di gioia per le vie. Ora, spari di gioia porterà alla memoria, potete andarlo a vedere anche su YouTube, un video di un Lucio Dalla in scafandro che canta È scoppiata la pace, sale su un tram deserto, per qualche verso ricorda questa lettura. Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio, tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano, i più duri tipi dicono strane parole dimenticate, felicità su tutto il mondo. E pace. Infatti, quante cose orribili passate per sempre. Non udremo più misteriosi schianti nella notte che gelano il sangue e rombo ansimante dei motori, le case non saranno mai più così immobili e nere. Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali, non più al davanzale per ore, lo stesso davanzale che nel deserto dei Tartari per Buzzati è appoggio di ragazze che si sporgono a primavera e sorridono. E questo è il davanzale dove si attendono sentenze tragiche, per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni. Non più le mitiche moire, lanciate sul mondo a prendere uno qua, uno là, senza preavviso e sentirle perennemente nell'aria notte di capricciose tiranne. Non più, non più. Ecco tutto. Dio, come siamo felici. E non avremo più gli anni di ieri, non incespicheremo più per le scale col batticuore insorgente, non fisseremo più le altre facce tacendo al fioco lume tra gli stillicidi di salnitro in attesa del colpo, ambigue parole di ufficiali in coperta, non ci daranno più l'orgasmo. Per tutta la restante vita non sirene, né detonazioni, né fughe, né notti insonni di paura. Addio dunque per sempre. Ricominciamo il cominciamento, l'inizio, la rigenerazione, il rinnovamento, o amici, a dormire senza soprassalti, a dire domani. L'avvenire di un laico Buzzati che, come poi vedremo in un breve commento, si apriva ad una ricerca, a quell'attesa che lo stesso Giacalone in una delle suggestioni della biblioteca, richiamando giustamente l'attenzione sull'attesa nel deserto dei Tartari, la riporta come un'attesa che è fatta del tutto e sul niente, che riempie la vita, oppure che è una magra consolazione di una vita senza appuntamenti decisivi. Giacalone, nel ragionare su questa bellissima lettura, dirà che la porta è aperta sull'una o l'altra interpretazione e su tutte le scale di colori intermedi tra una vita piena di niente di attesa e una vita magramente consolata di appuntamenti decisivi mai arrivati. Dunque c'è questo domani del ricominciamo,
Ecco tutto. Ieri ancora eravamo giovani, bene o male pronti alla sorte, da stasera non più. Buon riposo, pane bianco, ristoranti illuminati sul golfo, eccetera. Dolci cose di un tempo andato, e sia pure. Ma una fossa nera ci separa, e qui abbiamo lasciato la vita. Giovani fino a ieri, da stasera vecchi, questa pesantezza, e prudenti. E lo dovevamo sapere, ce lo potevamo aspettare, idioti che non siamo altro. Che felicità, vero? Ma perché queste facce? Perché non ridete dunque? Fate il vostro dovere. In questo modo conclude questa aprile 1945. Vorremmo, per tantissimi versi, che fosse questo aprile. Questo fate il vostro dovere richiama quel sorriso, sempre del deserto dei Tartari, degli anziani seduti come ci si aspetta in un paese, con la sedia fuori delle mura di casa, sulla strada, che ti guardano con uno sguardo d'intesa verso l'orizzonte, quell'avvenire, quel poter dire di nuovo domani. Mi piace l'idea di commentare questa lettura attraverso alcuni lettori eccellenti di Buzzati, che di certo non possono colmare la mia ignoranza in merito, che dichiaro senza nessun equivoco. Parto da Pierluigi Battista, che nel 2011 scrive un bell'articolo, forse con l'occasione di presentare ai lettori un libro pubblicato da Einaudi di Raffaele Liucci, intitolato Spettatori di naufragio, gli intellettuali italiani nella Seconda Guerra Mondiale. Liucci e dunque Pierluigi Battista si riferiscono qui a Buzzati e lo accostano a Ennio Flaiano e a Vitalino Brancati e ad altri. E emerge un Buzzati irregolare, come erano irregolari lo stesso Flaiano e Brancati. Un Buzzati solo in superficie, borghese, ai limiti del disimpegno, dichiarato, manifesto. Ma in realtà era un Buzzati, come Flaiano e Brancati, contrario alla retorica non dell'impegno in sé, ma dell'impegno retorico e vuoto, di, se vogliamo, un impegno senza idee. E a riguardo lo stesso Pierluigi Battista cita testualmente Brancati, che scrive che i conservatori sono conformisti, e d'altra parte c'era da aspettarselo, questo è un commento mio, è cosa di tutti i tempi, ma che siano conformisti, convenzionali, obbedienti, e qui penso al dibattito attuale sul politicamente corretto, sulla cancel culture, su come dire alcune parole o affermare alcuni concetti o affermare in sé la libertà di esprimersi di per sé implichi il voler negare quale diversità vogliamo assumere come statuto nostro costitutivo e non al contrario invece esaltarla. E allora da questi conformisti convenzionali, obbedienti, i cosiddetti rivoluzionari, è cosa soltanto dei nostri tempi, è un'anomalia che anche chi si definisce rivoluzionario, progressista, assuma le stesse pose, gli stessi tic di chi invece dichiaratamente e latamente si considera anche solo conservatore. E riprendendo di nuovo Brancati, riporta dunque un Buzzati che non è solo quello dell'attesa, non è solo quello del presunto disimpegno e che forse invece apre ad un impegno, ed è un Buzzati comunque alla ricerca di una qualche forma di verità. Buzzati è comunque un giornalista. L'attesa lo si deve probabilmente alla sua esperienza delle notti passate al giornale in attesa di quella notizia da prima pagina. Questo lo dice molto bene, non solo tanta critica letteraria, ma lo dice in modo molto efficace Davide Giacalone. Questo si riflette nella Fortezza del deserto dei Tartari. Ma stiamo a questa lettera, a questo domani, a questo aprile che viviamo oggi. E per farlo sarebbe bello riprendere
un commento che fa nel lontano 1972 Indro Montanelli, sempre sul Corriere. Scrive: se n'è andato così alla Buzzati, che alla Buzzati potrebbe anche tornare. Eppure questo troveremmo del tutto naturale, come una delle sue tante magie, o l'ultimo gioco del suo umorismo nero. Perché se un qualcosa c'è al di là di noi, nessuno se l'è guadagnato più di Buzzati, che ha trascorso la vita a captarne i messaggi e a decifrarli per noi. Ora può darsi che sia lui a lanciarne uno. Questo è un Buzzati dell'attesa, l'abbiamo detto, dell'impegno disimpegnato, dell'impegno rifiutato solo se retorico e vuoto, forse di un impegno, di un ingaggio di vita alla ricerca di una vita, quindi tutt'altro che disimpegnata. E che se prendessimo un altro articolo pubblicato su Avvenire da Lucia Bellaspiga, questa volta più risalente, anzi diciamo molto vicino, gennaio 2022, leggeremmo di come c'è una testimonianza della moglie di Buzzati, Almerina, che ha raccontato che nei suoi ultimi giorni su questa terra Buzzati avesse accanto a lui un volume che erano i pensieri di Pascal, e su come avesse segnata questa frase: tu non mi cercheresti se non mi avesti già trovato. Questo è il pensiero 553. E richiama evidentemente una tensione. C'è una lettura che abbiamo fatto dalla biblioteca tempo fa, Alla ricerca della verità, di Simon Weil. Di certo non sono accostabili Buzzati e la Weil per dichiarata o meno fede, per percorso personale, per impegno, ma in qualcosa potremmo accomunarli, che questa tensione verso qualcosa che si chiami attesa, che si chiami domani, che si chiami qualcosa che in fondo lo lega a una costante ricerca di sé, e in questo un rapporto che non saremo molto forzati nel definirlo trascendente, seppure ricordiamolo, Buzzati si è sempre dichiarato laico. C'è un aspetto, per concludere questa lettura, che lega la scrittura, il pensiero di Buzzati, ad un tema molto caro alla Fondazione Luigi Einaudi, che abbiamo avuto l'occasione di approfondire in un'iniziativa dedicata a Dante e alla libertà l'anno scorso, perché si celebravano i 700 anni della morte di Dante, in cui emerge il rapporto con la pace e la giustizia, con una certa idea di sovranità, quanta attualità questa lettera che abbiamo letto, questo frammento poetico, aprile 1945, in fondo è ciò che segue a un buio di un conflitto, la Seconda Guerra Mondiale, che è stato esasperazione di una certa idea assoluta di sovranità. E che cosa c'entra questo con Buzzati? C'entra perché in un altro racconto, per l'esattezza, Il Colombre e altri racconti, Buzzati scrive, leggo testualmente: cessati l'assalto al potere e la smania del predominio, si vide che dovunque si stabilivano automaticamente la giustizia e la pace. La giustizia e la pace richiamano il Monarchia di Dante e l'aspirazione all'universalità e il richiamo del diritto, potremmo dirlo in questa parte del mondo, allo Stato di diritto, messo duramente alla prova anche internamente allo spazio europeo, come dimostrano le sanzioni non solo in questo periodo adottate al di fuori dello spazio europeo, ma anche al proprio interno rispetto ad alcuni paesi che mettono in discussione i valori fondanti la nostra democrazia, il nostro statuto, se vogliamo, costitutivo di europei, per dirla tutta, inclusivo e non esclusivo. E comunque questa giustizia e la pace
sono legati a un'idea interdipendente, sono legati a un'idea di sovranità relativa, a un dipendere gli uni dagli altri, a quello che Dossetti nei lavori preparatori della Costituzione chiama a completarsi e perfezionarsi a vicenda, quindi in un qualcosa che è prospettiva di un domani, memore di un ieri nel quale siamo stati giovani, come scrive Buzzati, e rispetto al quale dovremmo darci un orizzonte che si chiama passato, la nostra memoria, che si proietta nel futuro ma che è segnato nel presente nel quale giustizia e pace, l'attesa, il rapporto con la verità, se vogliamo l'impegno non vuoto e non retorico, possano essere il nostro modo di stare al mondo. Dalla biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi, grazie per averci seguito e alla prossima lettura.